Ciao Vittorio, ciao. Ti presento la Scobaltica. Siamo partiti da quelle cose lì, siamo dei subacquei, abbiamo cominciato a costruire anche delle torce, un po' per gioco, un po' per passione. Poi siamo cresciuti con il tempo e siamo andati ad acquisire un'azienda che stampa lamiera. Tutti gli stampi che vedi qua e che vedi lì li abbiamo costruiti noi. Qui è nato il sogno, nel senso che qui noi siamo arrivati, abbiamo acquisito quest'area in tempi non sospetti con l'idea di far crescere quello che è Scobaltica, creare dei prodotti nuovi. Abbiamo studiato per 5 anni la tecnologia LED, volevamo portare la tecnologia LED, quella che hai visto nelle lampade di subacquea, per l'uso civile e industriale, quindi basso consumo, consumi di energia ridotti. All'epoca dell'acquisto il piano regolatore prevedeva i confini oltre il nostro muro di cinta, quindi avremmo potuto addirittura realizzare un punto vendita qui da noi. Siamo andati avanti, questa cosa è cambiata totalmente. Nel 2010 ci siamo sentiti dire che invece no, spostavano una via e chiudevano tutto. Per realizzare un progetto urbano di tale portata, il piano regolatore viene aggiornato e integrato dalla cosiddetta variante 200. Il nostro progetto evidentemente aveva delle basi fondate, siamo andati avanti per poi fermarci completamente e restare fermi per 3 anni senza avere la possibilità di continuare di espanderci. Il taglio della variante ci porterebbe via questo pezzo di capannone, impedendoci quindi qualsiasi genere di sviluppo. Si disegnano nuove forme di città e si definiscono quantità di residenze, uffici, attività commerciali e artigianali. Ci siamo interfacciati col comune più volte abbiamo cercato soluzioni alternative. Una delle soluzioni alternative è stata quella che loro ci hanno proposto, di cambiare la capacità edificatoria, vendere a terze persone che poi avrebbero acquistato. L'ultima terza persona che è arrivata non più tardi di 2 mesi e mezzo fa ha prima fatto la proposta, poi non l'ha concretizzata. Non c'è questa formalizzazione, il che per noi significa chiudere e fallire, che è un po' diverso, significa mettere la gente che avete visto lavorare in mezzo alla strada, significa io che vado in mezzo a una strada, perché comunque sono l'amministratore di questa azienda e questo ha questa il fallimento ha queste implicazioni. Quindi aspettano il fallimento per comprare a basso prezzo. È chiaro che se io compro direttamente da Scobaltica pago questo anche 500 euro metro quadro per un totale di 1 milione. Sto sparando delle cifre. Se lo compro dalla società di leasing, che si vede un leasing non pagato, riesci con metà della spesa ad avere in mano tutto e poterci fare questo benedetto palazzo di 8 piani con 24 appartamenti, 19 garage e 3 negozi. Il comune l'unica cosa che ha fatto è darci questa possibilità e cercare di metterci in contatto con eventualmente qualcuno dei costruttori. E guarda caso il più grosso dei proprietari dell'area. Noi non ci siamo resi conto nel momento in cui abbiamo firmato l'atto che eravamo circondati da immobiliari. Pratica, qui tengo un costruttore, sanno un costruttore, salvi gesto un costruttore. Torchio è quello dei marmi del cimitero, Pallocco è un costruttore, Immobiliare Pier Giorgio chissà che cos'è, Eredicario, Gipa, Immobiliare Regaldi e Reggio Parco cosa sono se non dei costruttori? Il mercato valuta questo capannone 100-200 euro al metro quadro. Se io fallisco, oltretutto tutte le spese di bonifica, tutte le spese di demolizione vanno a mio carico. Sai qual è la parte divertente? Mobilità pubblica e nuovi spazi per abitare, lavorare e divertirsi si integrano. Un po' di tempo fa, un paio di mesi fa, sulla stampa è apparso un articolo che diceva che la variante 200 sarebbe stato un sogno
che sposava industria, civile, un grande sogno. Per noi è stato un grande incubo e basta. Un'importante innovazione nel modo di immaginare la strategia per la città del futuro. Una metamorfosi al termine della quale l'area nord di Torino non sarà più la stessa.